Ciao, buongiorno, ed eccoci di nuovo qui sul canale. Pensavo di fare il video da solo, invece è arrivata anche Manu. Mi sorprendi sempre. Da dove sei arrivata? Al letto. Ciao. Allora, c'eravamo In bagno, ciao. Ciao. Vabbè, ma vai via Chiudo così? la Ci porta. saluti già così? Vabbè. Posso andare avanti da solo? Ok. C'eravamo lasciati nell'ultimo video che eravamo su un promontorio bellissimo. Sicuramente il posto più bello fino ad ora della Svezia. Inaspettato perché, come abbiamo detto nel video precedente, per arrivarci abbiamo preso una stradina in salita su delle assi di legno tipo scale. Siamo arrivati in questo posto bellissimo. Abbiamo dormito nel parcheggio sottostante vicino alla spiaggia. Siamo stati tutto il giorno in questo posto. Manu ha lavorato tantissimo. Io ho fatto le mie cose, video, altre robette che avevo da sbrigare. Vai di nuovo, via. Ok, Manu appunto ha lavorato tanto, quindi si sta riposando. Stanca. Lasciamola Vado a riposare. dormire un po', sono stanca, Vi ciao. dovete assorbire solamente me. Comunque, siamo stati ancora qui, ora facciamo cena e credo che saremo ancora qui stanotte. Sostanzialmente questo. Domani ripartiamo. Stiamo iniziando, come avete visto, a vedere un po' di sole di mezzanotte. Si intravede, ma siamo ancora un po' bassi, quindi bisogna salire ancora un po', però già lo spettacolo si inizia a percepire. Buona continuazione, buon video. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché abbiamo visto che molti di voi guardano i video ma non sono iscritti. Quindi, se ci fate questa cortesia, ci fate tanto piacere. Mettete un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto commentate, fateci sapere che cosa ne pensate della Svezia e buona continuazione. Certo, puoi dormire dove vuoi. Accendi il tuo fuoco. Comunque per essere le 9 il sole è ancora alto. Il giorno seguente, dopo 4 giorni di pausa sulla penisola di Göteborg, ci rimettiamo in marcia direzione Stoccolma per percorrere i quasi 500 km che separano la parte ovest dalla parte est della Svezia. Di solito acqua, perché l'acqua non è che si trova proprio dappertutto. Praticamente andate nei distributori di benzina, in alcuni ci sono queste casette dove c'è scritto Luftwatten, cioè aria e acqua, e noi li facciamo qua. Non sappiamo se sia legale o no, però noi lo facciamo. Perché dovrebbe essere illegale? È free. Acqua È free. C'è proprio il rubinetto, vedete, comodo. E anche una bella pressione il getto. Sì. Bello. Poi se volete potete anche lavare i vetri, vedete c'è il lavavetri, insomma, gonfiarvi le gomme. Sì, è un servizio che dà gratuitamente la pompa di benzina. All'autogrill Manu passa davanti. Ma perché sono sotto la pioggia? C'è lo scarico apposta per. Sì, questa è una cosa molto furba. Con tanto di blocca porta. Dai, andiamo, vado io. Dato che ha iniziato a piovere con una certa frequenza, cosa tra l'altro molto strana in Svezia, decidiamo di fermarci per la notte a caso in mezzo al nulla. Ragazzi, ho cercato di avvelenare Manu. Ho cotto questi
peperoncini del Lidl che sono piccantissimi, adesso ve li faccio vedere. Ma io non lo so, ma io non lo so. No, ma basta, togli sta roba, ma buttala via. Ma no, ma via. Spento il gas, cosa lo butto via? Adesso devo mangiare. Non riesco a respirare. Io veramente non ti sopporto. Sei una persona veramente difficile. Comunque abbiamo degli amici, anche a me brucia un po' la gola. Poverina, guarda, è anche sudata. Tutto aperto. No, lì no. Lì la zanzariera. Non ci sono le zanzare, piove. In questo hai dei problemi. Sono veramente piccanti. Non comprateli. Non si possono mangiare. E adesso invece li mangi. Tutti. Cosa ti ho detto stamattina? Andiamo a fare la spesa, a non comprare cose che non sai cosa sono. Che già ieri abbiamo dovuto buttare via una scatola di tonno perché non gli piaceva. E cosa ha comprato? Un'altra cosa immangiabile che adesso butteremo via. Mannaggia. Matteino. Non pensavo fossero così piccanti. La mattina seguente, dato che ci siamo svegliati pensando di avere un fuoristrada e dato che ha piovuto tutta la notte, pensiamo che sia una bellissima idea inoltrarci in una stradina nel bosco. Avendo già provato con Goldie varie volte lo sterrato e varie strade anche strette, siamo tranquilli perché sappiamo che essendo lui molto piccolino possiamo girarci tranquillamente senza avere troppi problemi. Però oltre al fatto che ci piace scoprire nuovi posti da segnare sulle nostre Mapperlust, vogliamo avere la sicurezza che questi posti siano raggiungibili assolutamente da qualsiasi tipo di mezzo. Ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, luoghi sicuri. Why are you?